Un funerale a tutti gli effetti dinanzi alla sede provinciale INAIL di Taranto, con tanto di bara vera e marcia funebre. Ad essere commemorato dai lavoratori ex Belleli ed Appalto Arsenale è il contributo per i danni dell'amianto, che per loro ancora non è stato riconosciuto. È il culmine di una protesta che va avanti già da una settimana, ma che riguarda un'emergenza che invece si protrae da anni: la rabbia dei lavoratori. Amianto ceramizzato si trova nelle maniche a vento degli altiforni, si trovano nei sommergibili e ancora oggi persistono, e nonostante ciò noi siamo qui a chiedere un nostro sacrosanto diritto, e ci viene negato, e questa non è una giustizia sociale. I sindacati accusano i vertici regionali dell'INAIL, al centro la disparità di trattamento fra questi lavoratori e gli ex dipendenti ILVA, ai quali invece il contributo è stato elargito. Sul posto anche l'onorevole Ludovico Vico. C'è un problema dell'INAIL regionale, che rispetto alle documentazioni che sono fin qui pervenute non sono state trasmesse. Ho appena parlato con il presidente nazionale dei NAIL, spero che il prefetto di Taranto e di Bari, come i sindacati sanno benissimo, chiedano subito l'incontro. Abbiamo la necessità che l'INAIL regionale, invece di fare da burocrati, si diano una mossa per dare una risposta ad un diritto che questi lavoratori hanno, anche in presenza di una discriminazione che c'è stata rispetto all'applicazione della legge tra gli atti di indirizzo, vedi ILVA, e questi lavoratori dell'Appalto Arsenale e della ex Bellili, che sono stati esposti all'amianto ma non hanno visto riconosciuto il loro diritto.